Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti a Roburopoli, la nostra trasmissione che esplora il villaggio bianconero. Siamo qui a parlare di questa pazza Robur, così la potremmo definire, perché è una squadra che in quattro partite casalinghe prende un misero punto, tra l'altro recuperato diciamo a tempo quasi scaduto, anzi, contro la Pistoiese. Fuori casa invece vince 4 partite su 4, compresa la vittoria in casa della capolista, unica sconfitta per ora per il Monza, e questa insomma è la situazione che andremo ad analizzare. Comunque ci fa sempre piacere parlare di Robur dopo una vittoria. Io saluto i miei ospiti, con noi Claudio Agnelli, grazie di essere intervenuto, e poi abbiamo Leonardo Betti, un afficionato ormai di Roburopoli, e buonasera. Poi Roberto Benincasa. Buonasera a voi. Prima di iniziare a parlare, a dire tutto ciò che vorremmo su questa avventura, nuova avventura in Lega Pro dei Bianconeri, andiamoci subito a vedere gli highlights della partita Albino Leffe Robur Siena. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sono anche stavolta 3 i punti che i ragazzi di Dal Canto portano a Siena da una gara esterna. 4 gare, 4 vittorie, 8 gol fatti, 2 subiti. C'è da non crederci se paragoniamo il dato allo sconfortante dato casalingo con un solo punticino all'attivo. Dal Canto mette in campo l'ormai consueto 3-5-2 con Ucad e Migliorelli alti sulle fasce. A centrocampo fiducia a Serrotti assieme ad Arrigoni e Gerli. Stesso modulo per l'ex Monza Zaffaroni, arbitra all'incontro il signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Inizia la gara e subito al 5° minuto Cesarini si libera con classe, ma la sua conclusione è ribattuta. All'8° minuto gran break di Gerli, davvero ispirato stasera, che si beve tutto il centrocampo degli avversari e offre una palla nello spazio. Polidori si avventa sulla sfera e il portiere lo mette giù, calcio di rigore per la Robur. Netto il fallo di Savini, che si fa anticipare da un velocissimo Polidori. Sul dischetto va Cesarini, che spiazza il portiere. Per lui è il 5° sigillo di una stagione iniziata alla grande. È sempre il mago a tenere banco sul fronte offensivo e al 20° sfiora la doppietta con un tiro che va alto di poco. Al 36° l'unica occasione per i padroni di casa, cross di Giorgione e testa di Cori, ma la conclusione è centrale, nessun problema per Confente. 1 minuto dopo ci prova non molto defilato, Confente blocca a terra. Nel secondo tempo la gara è più fisica, l'Albino Leffe spinge con Gerli che entra in area e tira forte, Confente para con la difesa bianconera un po' in affanno. Al 63° palla recuperata da Cesarini che dialoga con Polidori, l'attaccante appoggia su Migliorelli che penetra in area in velocità e scaglia un vero e proprio siluro destinato al 7, ma la palla colpisce in piano la traversa. Al 68° Dal Canto toglie Polidori per Guidone, 1 minuto dopo entra Vassallo ed esce Serrotti. Al 78° ci prova Giorgione, il suo tiro è centrale, Confente è attento. All'82° punizione da posizione interessante, ma la palla calciata da Gonzi esce di poco sopra la traversa. La Robur si chiude in difesa, l'Albino Leffe cerca la palla del pari, Giorgione ne strappa una dai piedi di Arrigoni, ma la conclusione è decisamente fuori mira. Al 92° Gerli gestisce benissimo un possesso e offre a Ucadda, l'esterno lascia partire un tiro cross che Guidone incredibilmente non riesce a deviare in porta sotto rete. È l'ultimo sussulto di una gara che la Robur ha dominato sul piano tecnico mettendo tanta forza e qualità in campo. Buoni segnali per Dal Canto in vista della settimana che passa dal Pontedera per chiudersi con la partita delle partite, il derby storico di domenica con l'Arezzo alle ore 17.30 all'Artemio Franchi. Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend.
E allora, nel silenzio di tomba, direi, dello stadio di Gorgonzola, perché Eleven Sport ci ha mandato, diciamo, gli highlights senza audio ambiente, ma insomma vabbè, in questo silenzio però Cesarini ha illuminato la scena, un altro gol, insomma questa roba, Roberto, cosa dobbiamo dire, la quarta volta, insomma. Però anche questa volta secondo me ha speculato un po' come a Monza, però anche con un po' di qualità in più, che dici? Io dico una cosa, aver dato seguito a un risultato come quello del pareggio in casa, visto che si è ottenuto all'ultimo minuto dopo essere stati sotto di due reti, certo, aver vinto in trasferta, diciamo, sembra abbia creato i presupposti, sì, per una svolta. C'è anche la vittoria precedente, quindi insomma, diciamo, una svolta, che tre partite, potrebbe, 7 punti. Anche le dichiarazioni del mister lo stanno a significare, forse abbiamo trovato il sistema per poter far crescere questa squadra, sì, in un modo definitivo. Quindi questo penso avvalga qualche cosa di importante in prospettive future, perché chiaramente alcuni giocatori si sono dimostrati molto all'altezza. Parlo della difesa, finalmente, sì, una difesa granitica che fa del gioco aereo la sua forza. Certamente con il resto della squadra, specialmente a centrocampo, diciamo di giovani virgulti, ma non di fisico, ecco, che chiaramente la difesa la fa da padrona. E questi sono due dati importanti e fondamentali. L'attacco ogni tanto. L'attacco Cesarini, che l'attacco, diciamo, Cesarini, sì, Polidori si dà molto da fare, però ancora la concretezza ad avvenire. Ha conquistato un gran rigore, devo dire, è un giocatore che riesce anche senza palla, comunque, in movimento, a essere molto utile. Ricordiamo, a Monza andò a contendere una palla alla Manna che poi portò al gol del Siena, quindi comunque, diciamo, c'è sempre, però per ora è un po' all'asciutto, cioè ha fatto un gol Alessandria contro Rive. Claudio, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a trasferta, no? Perché noi ci si vede sempre allo stadio, sì, no? Però insomma, vabbè, qual è il tuo commento? Infatti una cosa stranissima, perché in casa non si riesce per ora a inquadrare la porta. Si sono viste delle belle cose, ma si sono viste anche delle ingenuità piuttosto nette. E vabbè, bisogna andare in trasferta. Per ora in casa io mi sono divertito poco, sinceramente. Sì. Ora, però, ci saranno molte partite in casa, ricordiamolo, certo, perché fra turni infrasettimanali, Coppa Italia e cose, giocheremo, mi pare, 4 partite in casa su 5, una cosa del genere. Leonardo, te lo sei chiesto come tutti noi, penso, no? Perché poi quando una squadra non vince, perde in casa, perché fondamentalmente soprattutto abbiamo perso, e poi va fuori e non padella mai, che risposta ti sei dato? Cioè, perché poi alla fine potrebbe essere anche un caso. Ma io 30 anni che vado allo stadio, è la prima volta che mi capita una situazione in questa maniera, quindi proprio non ho ricordanza a memoria di una squadra. Non me lo ricordate, intanto di un Siena che in casa non vince una partita da 5-6 mesi. Eh sì, è da prima del playoff. E se poi ci mettiamo anche le sconfitte della Zahena Pistoiese, diciamo che la vittoria dell'anno precedente, perché si parla del campionato, sì, passato, con Piacenza, ecco, e Carrara. Con Piacenza e Carrara, sì. Sono state le uniche nelle ultime 10-15 sì, partite. Quindi questo sì, indubbiamente, per l'abbonato, per il tifoso, non è un No, non è certo una cosa che insomma. Detto questo, al pari bisogna anche altrettanto dire che in trasferta aver visto il Siena vincere 4 volte di fila è una cosa che non era mai successa. No, forse l'anno di Mignani, il primo anno di Mignani, forse ci si andò vicino anche, ma però oltre a vincere tanto fuori si vince anche spesso. 4 a fila, 4 fuori, di fila sono secondo tante, me sono non tante, ho ricordanza. Sono e secondo me anche l'anno in cui si ritornò in Serie B dopo una vita nel 2000, secondo me tutte in trasferta, no, ma proprio in trasferta in totale in tutto il campionato, secondo me sarà 25-6. Sì, no, non di più. Ma in effetti è molto raro. Comunque, vi voglio ricordare che potete intervenire nella nostra trasmissione attraverso WhatsApp 339 15 20 060. C'è già un messaggio, se la regia ce lo manda in sovrimpressione, lo leggiamo insieme ai nostri ospiti e lo commentiamo. Non so, e quindi insomma, in questa maniera potete interagire con noi. Nel frattempo, ecco, lo vedo male, però non riesco a leggerlo perché. Nel frattempo, però, magari lo leggiamo dopo, possiamo parlare di questo fatto, no? Che fuori casa il Siena, come dire, spero di più, perché magari butta anche delle palle in tribuna, e di questo ha parlato anche Dal Canto dopo la partita, no? Perché
ha detto, ma insomma abbassiamo le alette, ha proprio usato questo modo di dire. Veniamo dal canto dopo la partita con l'Albino Leffe. Giusto. Ma non è che perché noi siamo in Siena allora la palla in tribuna non la possiamo buttare. Io ti dico la verità, è da quando sono arrivato che sento queste cavolate qua. Per quello un po' sbotto, un po' mi infastidisco quando sento alcuni discorsi. Noi siamo una squadra di categoria, non mi sembra che siamo nettamente superiori agli altri, quindi ogni tanto bisogna che abbassiamo le alette anche noi e tentiamo di calarci nella realtà in cui siamo, come abbiamo fatto oggi, ma come abbiamo fatto anche in altre partite. Ora, in casa è un periodo dove a ogni soffio di vento veniamo puniti, dobbiamo levare un po' questa paura e questa negatività che abbiamo e scrollarci di dosso il pensiero di dover fare una partita da tre mura amiche, una partita come le altre che tenteremo prima o dopo di vincere. Comunque loro sono arcigni, una squadra che storicamente prende pochi gol, le squadre di Zaffaroni sono così, quindi sapevamo che era una gara che avrebbe potuto essere sbloccata da un episodio, è stato così, siamo stati bravi nel saperlo portare a nostro favore e oggi ci godiamo una vittoria pesante perché l'Albino Leffe sarà la squadra che renderà la vita difficile a tutti. Potrebbe essere questa la chiave, Roberto, no? Cioè che in casa magari c'è ovviamente più desiderio di sfornare un bel gioco, c'è più, come dire, magari cura nello svilupparlo, mentre invece fuori casa appunto è più frequente, magari. Questo è centrato l'argomento quando sì. Ha detto sulle alette, perché tutte le dichiarazioni vengono fatte o sono state fatte dai giocatori comperati o presi per il Siena. E la prima dichiarazione è: siamo qui in una piazza importante. E quindi ora dipende da poi come si affronta la piazza importante. Devi calarti in una realtà diversa, devi macinare, devi essere consapevole e di avere una personalità adatta alla piazza. E se hai bisogno di crescere, cresciamo però sempre col discorso che le alette devono essere basse. Claudio, bisogna un po' sporcarsi, no? Perché è fangosa la Lega Pro. A proposito del tifo. In curva sono meravigliosi. Curva sono meravigliosi. Perché nonostante i risultati che ci sono stati, loro ci sono sempre. No, veramente. Una cosa che non mi piace è il comportamento di troppi tifosi in tribuna che loro vogliono, pretendono, siamo stati in Serie A per cui si deve vedere bel gioco, campioni. E ragazzi, come ha detto il mister, quando c'è da randellare si randella e bisogna sostenerli, ragazzi. Perché poi alla fine le alette vanno abbassate, ma le deve abbassare un po' anche il tifoso, Leo. No, non lo so, te c'hai un'esperienza di tifoseria lunghissima, no? E la tribuna è sempre un po' stata un po' così, diciamo, però in effetti. D'altra parte questa è la categoria, no? Quindi l'errore ci sta, il giocatore è un giocatore di Lega Pro, non è un giocatore di Serie A al quale magari può rimanere, con il quale può rimanere, insomma, ti puoi anche sbalordire se sbaglia qualcosa, no? Che pensi di questa situazione? Allora, penso che bisognerebbe sempre incitare la squadra e cercare comunque, se c'è da fare qualche critica, lasciarla alla fine. Però, detto questo, volte, bisogna fare delle distinzioni, perché io, se no qui tutti hanno parlato male di questa tribuna aperta, iniziò a lamentarsi di questa tribuna aperta Giampaolo, Conte, si sono lamentati di questa tribuna aperta nel corso degli anni, lo stesso Mignani si lamentò della tribuna aperta. Ora, intanto la tribuna coperta di Siena è composta da gente che ha un'età dove è più difficile fare il bercio certo. È più facile magari più facile, certo. Lasciarsi andare a uno sfogo, ma io non penso che anche chi si lascia andare a uno sfogo lo faccia perché ce l'ha con qualcuno in particolare, perché in quel momento magari dalla tribuna aperta è il settore dove si vede meglio la partita, la tribuna aperta quindi ti porta più a commentare l'episodio. E poi una cosa che volevo far considerare, comunque, senz'altro la tribuna aperta rumoreggia, fischieggia. Però anche Pienotta. Però, ecco, la tribuna aperta che c'ha il Siena, io non penso ce l'hanno da nessun'altra parte, che a Siena c'è 700-800 abbonati in tribuna aperta. Certo. E da quelle altre parti, quando hanno le gradinate chiuse, noi siamo pochi in gradinate, perché io sono gradinata, sono onesto, siamo pochi, però da quell'altra parte sono chiuse. Vero. E le tribune aperte contano
poco più di un centinaio di spettatori, guardiamo ora, sì, non, sì, non voglio parlare di quello del Gorgonzola, ma tantissime altre anche di realtà più importanti, visto anche certo, quelle che sì, vengono sì, domenica e si vantano di avere una grande tifoseria, sì, perché vanno tutti in curva, ma hanno una gradinata chiusa e una tribuna aperta spopolata. Spopolata. Leggiamo il WhatsApp, è arrivato poco fa perché non siamo riusciti a leggerlo, vediamo cosa ci scrivono i nostri ascoltatori. Per avere ambizioni di primato bisogna acquistare a gennaio una punta di spessore, forza Robur Marco, sono d'accordo, io sempre. Quando arriva ai punti di spessore a me va bene, però in effetti è stata. Bravo Marco! Cioè il pensiero è: ma se Cesarini viene mal di testa, non siamo messi bene, no? Perché c'è una situazione degli altri attaccanti un po' così, che dici? Ma io penso che la riflessione del tifoso è giusta. In questo momento la squadra sta trovando una quadra nella difesa e nel, sì, centrocampo. Manca qualcosa, si vede in avanti, auguriamoci che c'è o qualcuno dei tre centravanti, abbiamo anche preso sfondi veramente, sfondi, la situazione, sì, sì, altrimenti se siamo in lotta bisognerà lottare fino in fondo, magari con possibile acquisto. Se il mago poi ci vuole fare 35 gol, a noi va benissimo. Se no che mago è, scusa. Se no che mago è. Dopo la partita ha parlato anche Serrotti, ha parlato del suo ruolo, per me è stato insieme a Gelli il migliore in campo, finalmente nel primo tempo io ho contato almeno una ventina di palloni consecutivi tutti azzeccati senza un errore, per me è veramente una gran partita. Sentiamo Serrotti, è anche un personaggio molto buffo Serrotti. Penso sia stata una vittoria importantissima, insomma il campo non è un campo facile, siamo partiti bene, penso prima 20 minuti, mezz'ora siamo stati aggressivi, abbiamo avuto oltre al gol qualche altra occasione, poi siamo un po' calati. Normale, insomma, abbiamo fatto una buona squadra e dopo non siamo riusciti a esprimere il gioco che vorremmo, però non è questo, non è sempre possibile, non siamo stati perfetti diciamo nelle seconde palle, quindi poi durante la partita sono venuti fuori anche loro. Comunque campo piccolo, due squadre aggressive, è normale che non poteva essere una partita bellissima, cioè ripeto non sempre si poteva giocare. Sono stato, dopo l'inizio ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori due settimane, ho recuperato bene, come condizione sì, sto salendo, poi penso che sì, al di là del personale sia sempre una cosa globale, insomma, di squadra. Io ho sempre fatto la mezzala, l'anno scorso mister mi ha trovato questo ruolo che, cioè, giocandoci insomma mi è piaciuto, quindi è una cosa che posso fare, però insomma ho sempre fatto, insomma, il ruolo del centrocampo li ho fatti tutti, quindi sono sempre giocatore, sempre a disposizione, insomma, dell'allenatore. Questo Serrotti è uno dei giocatori a me proprio mi piace, no? Perché viene fatto da sé, è galleggiato in categoria, anche in squadre, poi a giocare nel Tutto Vuoi, a giocare nel Prato, poi l'hanno pescato e diciamo è a 30 anni, ha ritrovato una giovinezza a Arezzo con Dal Canto, dove fece il trequartista, però è tornato a fare la mezzala, un po' faticato, no? Però a me questo centrocampo schierato con l'Albino Leffe, Arrigoni, Gerli e lui, e Serrotti, mi è piaciuto perché era molto tecnico e Serrotti veramente correva su tutti i palloni ed era un indemoniato, sembrava, a un certo punto. Abbiamo visto come con la partita in casa precedente, molto propositiva la parte dove ha giocato Serrotti, no? Sì. E quando, fino alla mezz'ora, quando la squadra ha fatto il pressing alto, lui si è dedicato molto a ricucire, sì, i reparti, l'ha cucito molto bene. Chiaramente poi progressivamente dopo questa mezz'ora di pressing la squadra si è arretrata di 20 molto, metri, sì, e ha badato più a sì, non prenderla. Perché poi alla fine con la Pistoiese a me Serrotti mi piace, sì, questo giocatore, Leo, che dici? No, ti è piaciuto? Mi piaceva dall'anno scorso, quindi io sono stato molto contento dell'acquisto di Serrotti e tra le altre cose a volte quando sembra che sia meno appariscente, però fa un tipo di gioco, il tipo per esempio l'anno scorso Aramo non faceva, perché sì, Aramo magari aveva più qualità quando c'era da calciare, certo, e aveva un bellissimo tiro, però Serrotti è uno di quelli che inizia quel tipo di pressing sul portatore di palla avversario, certo,
che poi dà fastidio, perché poi ora l'ha presa Gelli, ma però oggi su questi, soprattutto in Serie C, come è capitato anche a noi per la partita alla Pro Patria, spesso su quelle palle sporche, se uno riesce a recuperarle in quella zona di campo lì, può creare qualcosa di rapidità. Ora... E lui, questo secondo me è una caratteristica che non ci sapeva. Che non ci sapeva. Andiamo in pubblicità e poi torniamo, abbiamo anche dei messaggi WhatsApp da leggere dopo la pubblicità. Eccoci tornati alla seconda parte di Roboropoli, stavamo parlando di Serlotti. Claudio, ti piace anche a te? Piace tantissimo, non credo che sia ancora in formissima. Ora, quando avrà giocato altre partite a centrocampo, ce lo vedo bene, perché a piedi buoni, poi mi sembra anche un ragazzo sveglio. Sì, molto sveglio, sì, che, insomma, molto credo... anche anticonformista, quindi diciamo. Poi se l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato. Sì, no, l'anno scorso ha fatto con questo allenatore, è chiaro che. Però hai evidenziato anche... un dato molto importante, ovvero che di tutta la squadra, insomma, dei giocatori che abbiamo visto, forse è quello che sta mostrando i miglioramenti più evidenti, no? Cioè rispetto all'inizio del campionato. Sì, è vero, c'era stato qualche importante. Dubbio, perché insomma, qualche apparizione prima non aveva molto convinto. Poi invece ultimamente, le ultime due partite, si è visto un crescendo effettivamente che fa cresce. Pensare in positivo estremamente. Ma tutta la squadra, sai? Sì, tutta la squadra. Sì, un altro WhatsApp, leggiamo insieme questo messaggio di questo nostro telespettatore. Bella vittoria Albino F per il morale, sempre più decisivo, anche per la classifica, insomma, sempre più decisivo il mago. Domani sarebbe buono vincere per sfatare il tabù rastrello e dare un'iniezione di fiducia per battere Arezzo domenica, magari con gol di Serlotti. Massi, guarda, Massi, io come ti pare, cioè, va bene, Massi, grande. No, è vero, c'è questa partita di Coppa Italia, però ricordiamoci, la partita di Coppa Italia, abbiamo il Pontedera che ha vinto 2-0 Alessandria, ma anche con una certa padronanza. L'Alessandria ha preso un palo, ha sbagliato dei gol, ma insomma, ha subito 3 gol dall'Alessandria. Esatto, il Pontedera ha fatto veramente una super partita, quindi questo test match di domani non è proprio così, anche che dal canto ha annunciato un enorme turnover, l'ha proprio annunciato, anzi noi ora ce lo andiamo a sentire, sentiamo la seconda intervista e poi è la prima di oggi, che oggi ha parlato, e sentiamo dal canto che parla appunto della partita. Non è una sorpresa, nel senso che conosco come le mie tasche, quando comunque si vive un trapasso come quello che ha vissuto lui, dopo un po' di anni dove non fa la categoria in modo importante, ci può pure stare, però non vedevo una difficoltà particolare, ha pure attraversato un momento dove dal punto di vista fisico ha avuto un problemino alla caviglia, può darsi che l'abbia condizionato un po', però in generale la squadra ha fatto una buona gara da Bergamo, gara solida, gara di categoria, dove abbiamo incontrato una squadra che darà del filo da torcere a tutti, perché è una squadra costruita per fare la C a buon livello, non abbiamo sofferto praticamente mai, chiaro che non è stata una partita eccessa sotto il punto di vista tecnico, perché l'avversario comunque ce l'ha sporca, quindi la squadra secondo me ha dato un'ottima risposta sotto quel profilo là. Scusate, ho sbagliato, in realtà questa intervista all'inizio parlava di Serlotti, avete sentito, insomma, il tecnico è visibilmente contento, e poi nella seconda parte invece parlava della partita vinta al Albino Leffe. Io direi di sentirci subito l'altra intervista, la seguente intervista sempre di Dal Canto, dove appunto invece parla appunto dell'impostazione della gara di Pontedera e delle varie paturnie che prendono la squadra che non riesce a vincere in casa. Sentiamo. Domani cambio il grosso dei giocatori, perché è giusto che sia così, ma questo, hai fatto una premessa giusta, non è per snobbare la competizione, è perché ho necessità che tanti tengano il minutaggio che ci serve in una competizione importante, perché alla fine della fiera chi vince la Coppa alla fine dell'anno è come arrivasse terzo, quindi penso che ci sia poco da snobbare, oltretutto noi non siamo neanche nella condizione di poter snobbare niente, quindi andiamo in campo, facciamo il massimo che possiamo fare, pur sapendo che parecchi degli interpreti verranno cambiati. È comunque un derby toscano, però al di là di quello, no, insomma,
prima o dopo ci scrolleremo di dosso pure sta paturnia delle partite in casa, speriamo di farlo già domani sera, ma comunque la squadra deve affrontare l'evento con la consapevolezza che ha sempre e senza fasciarsi la testa. Però cambiano pure tanti interpreti, gli interpreti che vanno a giocare domani sera sono tutti ragazzi che vanno in cerca di scalare gerarchie o di far vedere al loro allenatore che magari sono meritevoli di più spazio. La dobbiamo affrontare come una partita importante di Coppa Italia, non come un pensiero a sbloccare la nostra situazione in casa. Insomma, turnover totale, l'annuncio ufficiale, diciamo, quindi probabilmente rivedremo anche dei giocatori che abbiamo visto pochissimo, qualcuno che non abbiamo visto proprio, chi lo sa se c'è spazio anche per De Santis. Allora, successivamente lo sentiremo, il mister ha detto che lui continuerà con il modulo 3-5-2 anche con questo turnover, che insomma non vuole mettere confusione nella testa dei giocatori. Quindi ci potrebbe essere un De Santis alto, sicuramente ci saranno degli inserimenti. È giusto che ci sia un grande turnover, perché chiaramente la rosa è ampia, insomma. Ha bisogno anche di misurarsi con il campo, ha bisogno anche di dimostrare nella gerarchia dei possibili papabili titolari di essere non almeno di quelli che giocano la domenica. Quindi sarà interessante anche vedere all'opera giocatori che sono stati utilizzati pochissimo per capirne poi le caratteristiche e le possibilità, certo, di inserimento. Ci sono, Leo, anche proprio dei giocatori, ancora non abbiamo visto, che sono stati anche presi sul mercato, tipo il giovane Argento, per esempio, che ancora non abbiamo mai visto, De Santis, che ancora non abbiamo visto in passato, ma insomma quest'anno mai. D'Auria abbiamo visto solo proprio dei piccoli brandelli di gara. Quindi insomma posto per tutti, che formazione ti aspetti? Poi ci sa una rosa con 29 giocatori, quindi mi aspetto anche Setola, Ortolini. Setola gioca sicuramente, questo ce l'ha detto. Guidone probabilmente al primo minuto, mi aspetto che riproponga Varga, Romagnoli magari nel terzetto difensivo. Quindi... Penso di sì, io penso, credo che in difesa ci sarà Varga, il centrale del terzetto difensivo e Romagnoli sono tre partite in panchina, quindi... Ha pagato magari, secondo me, la partita con la Carrarese. L'ha pagata cara. Ma per un fuorigioco sbagliato. Per quel fuorigioco sbagliato, il proco è stato in un momento in cui la Carrarese stava subendo il nostro gioco, perché stava subendo e sembrava che fosse molto più facile se si segnasse noi di loro, quel fuorigioco ci ha condizionato, perché tanto il Serie C è talmente equilibrato che un gol cambia tutto, e chi lo segna per primo... Certo. Leggiamoci il WhatsApp che è arrivato del nostro telespettatore, vediamo che argomento ci suggerisce. Nel frattempo devo dire che oggi Dal Canto era molto allegro, però per la prima volta da quando è arrivato, di solito sereno, lui, diciamo, era più sereno, perché ecco, è ufficiale, Guidoni non sa giocare a pallone, vabbè, ma la colpa è di chi lo ha preso. Sui tifosi domenica tutti allo stadio, anche loro per protesta con il mondo, di solito stanno a casa, orgoglio in campo e sugli spalti, Davide. Allora, Guidone, vabbè, non sa giocare a calcio, ora una base ce l'avrà, perché se no... Devo dire che Guidone ogni volta che entra come subalterno al titolare ha fatto bene. Sì, diciamo si è impegnato. Ora la partita di domenica... Quando il titolare un po' meno, caratteristiche diverse, e comunque sia la responsabilità di avere tutto sulle spalle non è da tutti sostenerla. Certo. Guardiamo un attimino anche domani, le alternative ci sono. È un'occasione per tanti per farci vedere. Certo. Sì, cui... c'è anche questo Ortolini che ha visto il campo pochissimo. Sono occasioni che capitano. E quindi insomma questa è l'occasione. Raramente. Poi sul concetto di chi sta a casa perché ce l'ha col mondo, quelli sono, è difficile, senti, in tribuna, difficile guarirli, in tribuna ci sono gli ussidi, come dicevi, fra quelli che sono tifosi, certo, a prescindere, sì, quelli che invece vengono il palato sopraffino, e ci sono scontri anche, diciamo, una certa entità, sempre a livello verbale, meno male, quindi c'è sempre una situazione di bivalenza, quelli fanno per uno o per l'altro, quindi ci auguriamo che le cose vadano bene per sedare anche queste entità. Ma tanto qualcuno trovi sempre, però derby con Arezzo, ora voglio dire, ce l'ha con l'arbitro, io lo vedo lì di sotto, c'è un mio vecchio dirigente che
quando ero ragazzo, giocavo nell'Olimpia, che lui offende, lui viene per offendere, offende l'arbitro, cioè questo è il suo, questo è il suo hobby, E allora ma Leo, vabbè, ma con l'Arezzo però gli appelli al tifo, cioè devi venire, insomma, no? Poi allora, domenica ore 17:30. Ora, tranne che non venga giù una bufera di neve, che non penso, insomma, facciamo vedere un rastrello un po' che arrivi una tempesta o una bomba d'acqua, che queste purtroppo sono cose che oggi incidono. Poi per resto, se uno non viene dopo una squadra e comunque ha saputo reagire bene anche, certo, a queste sconfitte, non viene alla partita domenica, secondo me c'è solo da fare una considerazione, che non interessa il Siena, non interessa il Siena, poi non c'è niente di male, cioè. L'importante però è che questa persona, sì, poi non vada su vari social, stressarci la vita a rompere anche a voglia andare a seguire la sua squadra. C'è un altro WhatsApp, vediamo se la regia ce lo mette in sovraimpressione. È vero, gli abbonati ad Arezzo Reali sono 1230, a Siena vorrei sapere quanti ne regalano. La tribuna aperta di Arezzo contiene 4.000 persone, a Siena 1.500. Prima di parlare di pubblico e dare lezioni, fatevi 5 anni di Serie D invece di 10 anni di Serie A. Poi se ne riparla Mauro, non so Mauro a cosa no, si riferisce. No, questo ha risposto alla mia, questo è uno che probabilmente ad Arezzo seguiva la trasmissione, quando io l'ho detto che ad Arezzo c'è poca gente in tribuna aperta, cioè, caro Mauro, comunque a Siena gli abbonati sono quasi il doppio. E a Siena ci sa 1.900 abbonati, sono, non ce lo regala nessuno l'abbonamento, si paga tutti. Si paga anche... E faccio questo raffronto, ci dite per favore ad Arezzo quanto incassate, perché non mettete comunque, vabbè, mai ora, no, tanto... visto che questo Mauro scrive ad Arezzo, che questo è uno che scrive ad Arezzo che risponde a me, gli vorrei chiedere, mandateci, visto che avete una bella curva, io lo riconosco assolutamente, mandateci qualche foto della vostra tribuna aperta e diteci quanto è l'incasso dell'Arezzo Calcio. Arezzo. Poi così vi renderete conto che i 1.900 abbonati del Siena pagano tutti l'abbonamento. Comunque non hanno di D, se è fatto la 5 sarebbe un po' troppo, onestamente 5 anni di D non le farei vedere, le lasciamo a loro, le facciamo. E poi grazie di averci ricordato la Serie A, le che bei ricordi, 10 anni di A, in effetti, insomma, allora che se va, allora che se va, va bene, però insomma ora non è che vogliamo fare, insomma, questa gara di pubblico tra noi e Arezzo, non importa, non è un problema. Vediamo se c'è ancora un altro messaggio WhatsApp, mi sembra che ci sia ancora, no? Non c'è. Allora vediamoci ancora Dal Canto, perché mi interessa questo piccolo brano, sempre di Dal Canto, perché, come dire, sotto un certo punto di vista mostra anche una certa dote, non voglio dire di autocritica, però lui in pratica dice sì, io avevo un'idea, poi insomma l'ho cambiata perché comunque non funzionava. Vediamo Dal Canto. Siamo partiti con un'idea che pensavamo fosse quella migliore e poi, come 99 volte su 100 succede nel calcio, gli episodi, gli eventi, il tempo che passa, magari ti fa vedere degli aspetti che quando abbiamo, diciamo, costruito o pensato di allestire un certo tipo di squadra, non pensavamo ci fossero, non avevamo preso in considerazione. Insomma, nelle dinamiche del calcio succede, non è una scienza esatta, quindi va bene così. La squadra oggi è alla ricerca un po' meno frenetica di prima di un'identità propria, ma identità non parlo soltanto d'aspetto tecnico, tattico, oppure sotto il profilo della personalità, di uno zoccolo duro su cui appoggiarsi, sono tanti gli aspetti che possono fare di un gruppo una squadra vincente oppure no. Quindi noi credo che abbiamo intrapreso la via che ci porterà a avere la nostra identità, quale dopo sarà la nostra identità te lo dico alla fine. Sì, insomma, no, perché dunque, premesso che io odio tutti gli allenatori, sì, odio filosofia, questa cosa allucinante, non so neanche vuol dire filosofia, però ecco, questo è un mio dato personale. Lui ha dimostrato in questo lasso di tempo di ricredersi su alcune scelte, sì, che inizialmente potevano sembrare definitive, e si è dovuto adeguare un po' alle caratteristiche dei giocatori che ha via via conosciuto. Claudio, questo però è importante, no? Forza, insomma, non è solamente uno che ha la fissa, perché a volte gli allenatori entrano in fissa, no? E non li schiodi. Devi capire che tipo di giocatori c'hai, perché è inutile uno gli fa fare un ruolo che non c'entra niente. Per cui lui è stato umile
e mi piace, mi piace una persona che ha capito che non era quella la strada, e per cui insomma è chiaro che i risultati arriveranno, perché ce l'ha la squadra e lui mi sembra anche parecchio sveglio. Sì, no, no, quello anche troppo. E, Leo, no, il cambio di modulo che ci fu ormai qualche settimana fa subito evidenziò che sembrava la squadra si muovesse meglio, no? Cioè, anche se poi dopo in casa abbiamo continuato a indubbiamente, anche perché la partita con la Propate poi si passò da 3 in un momento in cui lui forzò per provare a vincere, ripassò da 3 a 4. E poi, anche se per un errore arbitrale, poi lì si perse la partita all'ultimo minuto. Detto questo, denota intelligenza, secondo me, questa sì. intervista di Dal Canto, perché denota che, come dice lui stesso, bisogna capire chi ho a disposizione. Pertanto io ho a disposizione un certo tipo di squadra che hanno un certo tipo di caratteristiche, è inutile che stia. Avevamo un'idea e poi si è cambiato. A forzare su questo. E lo dice anche in riferimento alla mancata esclusione, perché poi l'ho ho avuto modo di vederla su Bentivoglio, dove a un certo punto dice grande giocatore, tutto quello che si vuole. Ma ora, ora ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo. Leggiamo il WhatsApp che ci è arrivato, ma Leovetti quando ci torna in trasferta? Le Bentivoglio gioca a giugno, Antonio. Doppio messaggio. Vabbè, siccome l'argomento è interessante, questo di Bentivoglio, magari ne parliamo, sentiamoci ancora Dal Canto, dove parla del fatto che non cambierà il modulo appunto durante la partita col Pontella e Coppa Italia, ma parla anche di Bentivoglio. Fare confusione, comunque sia per i giocatori che ho a disposizione è meglio così, se no bisognerebbe riprendere un altro tipo di filo, mi mancano determinate caratteristiche, quindi non vado inventando niente. Oggi alla fine la squadra ha trovato una propria solidità, nelle ultime 5 partite, se non prendiamo quella 90esimo con la Propatria, comunque la squadra aveva subito poco, ha fatto le partite che doveva fare, il calcio non va per quello che piace a me, va per quello che è meglio che io faccia perché la squadra produca, quindi non c'è problema, oggi non vedo necessità di mettere confusione, prendiamo una linea e tentiamo di tenerla nel miglior modo possibile, a meno che durante il corso della gara non succeda qualche stravolgimento, però oggi no. Non c'ho neanche da andare a giustificare chissà che, nel calcio succede che in un determinato momento un giocatore magari non mi risulti utile, io lo so che nel caso di Simone fa un po' scalpore perché è un giocatore importante che comunque arriva da una 60ina di partite, forse di più, consecutive nel Venezia, però normalmente un allenatore non si dà la zappa sui piedi da sola e io non mi posso permettere in nessun senso di covare simpatie o antipatie per nessun giocatore. Oggi la causa è la cosa più importante di tutti, la causa del Siena, quindi penso soltanto che è la causa del Siena, se un giocatore mi è utile per la causa bene, se un giocatore non mi è utile non lo uso, ma senza nessun tipo di polemica. Un povero Bentivoglio, ora niente di personale, però se secondo lui non è utile alla causa del Siena, lui non lo fa giocare. Riflessione. Riflessione. Se senti parlare un allenatore così, che poi con i fatti dimostra quello che ha detto, dà applausi. Sì, perché alla fine si piglia anche delle responsabilità. Non ce l'abbiamo assolutamente con Bentivoglio o con altre persone. No, la riflessione è che abbiamo un giocatore, diciamo, andrebbe a riaprire il ruolo di Gerli, e la riflessione è che Gerli è tornato assolutamente ai suoi livelli, anzi forse ancora meglio, no? Leo Gerli in però campo. Cioè, domani no. Però che non lo faccia giocare. Ecco, non lo so. Che lo tenga per Mauro. per Mauro domenica. No, però Bentivoglio in effetti è arrivato con degli squilli di tromba, diciamo così, anche che un giocatore già ha un background sportivo notevole, però per ora non ci ha dato. Ci sarà il momento su. Sì. Però lui ha avuto un bel momento, no? Perché la partita della Carrarese, insomma, partita titolare con la Propatria, scusa, partita titolare, e poi dopo un quarto d'ora, 20 minuti in cui si era visto, insomma, un po' poi però piano piano non c'ha tanto dinamismo, anche senza piano piano non alza ritmo, comunque potrebbe essere, essendo come si dice spesso in queste asi, perché io
quello è il senso di dire, non sono un preparatore atletico, giocatori di un certo tipo di stazza, Bentivoglio lo è, gli serve più tempo per entrare in condizione ed è quello su cui ho speranza anche per gli attaccanti, sì. Perché è stato un po' ritirato gli attaccanti in sua trasmissione, sì. Perché non rendono ancora per quanto devono rendere tutto. L'anno scorso Gliozzi fece la prima rete alla settima giornata, sì, al Pisa. Assolutamente. Quindi, senz'altro, un giocatore della qualità di Gliozzi sarà difficile averlo in questo parco attualmente di attaccanti. Però, detto questo, non è detto che Polidori e lo stesso Guidone riescano a rendere di più rispetto a quello che hanno reso finora, proprio per un discorso di struttura fisica. E così potrebbe essere anche per Bentivoglio. Non è facile, anche quest'anno non è facile neppure per Gliozzi. Neppure domenica nella roboante vittoria del Monza ad Arezzo, che dopo mezz'ora stava 4-0 mi sembra, già non ha segnato, quindi insomma è dura anche al Monza che tremare il mondo fa. Pubblicità. Ed eccoci alla terza ed ultima parte di Roburopoli, stavamo parlando di Serie A, perché l'amico che ci ha scritto ce l'ha fatta ricordare, noi ci piace parlare di Serie A. No, vabbè, ma abbiamo allora, anche questi ricordi. Abbiamo anche questi belli, ricordi, belli, sì, 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 ma, sì. Belli, ma belli. Come dice da c'è chi non ce l'ha avuti. 10 anni, mai. 10 anni. Chi non ce l'ha avuti, però abbassiamo le alette, come dice la Cap, e torniamo, diciamo, in Lega Pro. Allora, Pontedera, Coppa Italia. La Coppa Italia non è da snobbare, no? Perché alla fine chi vince la Coppa Italia arriva, diciamo, come chi è arrivato terzo, no? Nei playoff. Quindi insomma comunque è un torneo importante se uno lo vince. Ma insomma al di là di questo arriva il Pontedera. Il Pontedera, dopo vedremo. Anzi, magari il quadro dei risultati lo potremo vedere subito. Il quadro dei risultati di domenica scorsa, eccolo qua. Ringrazio la regia. Risultati dell'ottava giornata, le vediamo se le commentiamo. Como, Gianelmino insomma non riesce a uscire da questa situazione, e il Como invece vince ancora. Novara cade nel derby in casa con la Pro Vercelli. L'Albino Leffe perde i 3 punti con la Robo, lo sappiamo. Il Gozzano fa un pareggio importante, la Carrarese insomma contro ogni pronostico. La Pianese sta cominciando un po' a pagare lo scotto, appunto perché insomma non è facile per una realtà come questa confrontarsi con la Lega Pro. Però ha perso sul rigore, la Juve Under 23 non ha brillato in questo inizio di campionato, però ha portato via 3 punti. La Pistoiese invece sta facendo un ottimo campionato, per ora batte in casa 2-1 l'Olbia. La Propatria continua una sua striscia positiva, anche se era stata interrotta dall'Arezzo domenica scorsa, però insomma un'altra vittoria con il Lecco sempre peggio e mi pare la quarta sconfitta consecutiva. Risultato appunto che ci interessa, Alessandria clamoroso al Mocca Gatta, il Pontedera 2-0 in una partita molto scoppiettante in cui a dire il vero anche l'Alessandria ha fallito molte occasioni, però il Pontedera oltre ai gol anche il Pontedera ha avuto molte occasioni, ha un attacco veramente molto vivace e molto forte. Arezzo Monza 0-4, qui un po' una sorpresa per come è andata la partita, perché mi sembra il 36esimo stava 4-0 e insomma una debacle della formazione Amaranto, che sicuramente vorrà rifarsi al rastrello di questa sconfitta, però insomma il Monza con queste sconfitte, con queste entità un po' tanto, penso sì, lasciano in casa un po' di... però con il Monza insomma il Monza in realtà a parte il Siena ha dominato tutto, però una sconfitta dura da digerire, ma 4-0 tanta roba dopo 35 minuti. Sì, dopo una 35 minuti. La Pergolettese cade con la Renate, che abbiamo citato più volte, che è una squadra un po' rivelazione di questo campionato, ora con la sconfitta dell'Alessandria si è riportato sotto, quindi insomma fattore campo zero. Fattore campo sempre meno, veramente anche non è la prima volta che succede tutte queste vittorie fuori casa, e questo è dovuto appunto anche al fatto che magari tanto pubblico non c'è e quindi poi alla fine il fattore campo, però insomma quest'anno abbiamo visto quasi più vittorie esterne che casalinghe, però insomma. E quindi Pontedera veramente, guardiamo la classifica anche che è stata generata, guardi l'Olbia, guardiamo la classifica, eccola qua, generata appunto da questi risultati. Monza che ha ripreso un po' di margine, aveva un punto solo, ora ce ne ha 4, seguito dalla coppia Alessandria Renata 17, Pontedera 15
solitario al quarto posto, Novara segue a 14, poi la coppia Robur-Siena-Carrarese a 13, Comor Pro Patria a 12, Provercelli 11, la Provercelli si è un po' ripresa visto l'inizio del campionato, Vistoiese dicevo buon campionato, 10 punti, Albino Leffe e Juventus Under 23 a 9, Pianese, Gozzano e Arezzo ad 8, Lodi a 7, Lecco a 6 per Golettese 4 e la Giana con soli 2 punti frutto di 2 pareggi. Insomma, quindi andiamo a incontrare mercoledì una squadra tosta. Ora ma tosta anche come società, perché non dimentiamoci che il Pontedera ha un ottimo settore giovanile. Super settore giovanile. Quindi ed è diversi anni che si propone sempre come rivelazione, ma tanta rivelazione ormai non lo è, perché anche l'anno scorso in fondo ha mollato i risultati quando poteva benissimo entrare nei playoff. Certo. Ora sta andando a 1000, incontrarla ora è senz'altro un problema. Però anche loro faranno un po' di turnover, anche se loro giocano lunedì. Ma non so se fanno tanto turnover loro, perché anche l'anno scorso sembrava dovesse farlo e poi l'hanno mollato lì. Hanno comunque il turno lunedì contro la Pistoiese in casa. Vediamo, Pontedera, Leo c'ha sempre... Madonna, quando ci sconfisse l'anno del primo anno che andammo in finale con i playoff. Ma se vai a memoria e sì, cerchi una vittoria col Pontedera, bisogna tornare all'anno di Ponte che si vince una partita strizzita 2-1 con un gol, mi sembra, di testa di quello di quel difensore di Carrara, meglio come si chiamava. Che era tornata e aveva giocato anche in Serie B. Ora non sì. Ora appena mi viene in mente te lo dico. Però ecco, io penso il Pontedera ora è 4-5 anni, no? Che si fa l'anno scorso fu l'esordio di Contini, farò un rigore Contini subito 0-0 al ritorno si fece 2-2 l'anno prima in Coppa, in Coppa Italia fuori casa siamo usciti in quella partita clamorosa, vincevamo 2-0, poi finì quando a rigori si perse a rigori l'anno prima ci si perse tutte e due volte. Leggiamo un WhatsApp e ci è arrivato da un nostro telespettatore, vediamo cosa dice. D'Arezzo, senz'altro ti risponde. C'è questa dialettica, diciamo così, e quindi ecco qua. Come mai Ciccio Vassallo sta trovando poco spazio? Dice Edoardo. Secondo voi è ancora possibile riaprire il campionato col Monza o dobbiamo concentrarci su una buona posizione nei playoff? Non so, allora la prima domanda, Vassallo ha poco spazio. È vero, certo il modulo diciamo è anche un modulo ora sul quale è difficile magari per lui, però è sempre subentrato, una grande velocità rispetto agli altri. Sì, in grande velocità, penetrazione, spesso il cost to cost lo fa lui, non lo fanno altri, chiaramente ha delle qualità talvolta simili ad altri giocatori, e le scelte poi sono quelle fatte dal mister nell'ambito anche di una contrapposizione con l'avversario, perché noi si guarda in casa nostra, però poi il confronto è chi c'hai davanti. Nei ruoli poi da contrapporre. Però Ciccio Vassallo in effetti è comunque un trascinatore, perché mi piace molto, una persona, uno che gioca di pancia, va. Poi è come dire un piccolo senatore di questa squadra ormai. Claudio, playoff, pensare solo ai playoff o pensare che il Monza è lì alla fine, perché poi insomma il Monza è lontano, ma non è una bella squadra, senz'altro ci mancherebbe, però volevo dire, se non si ritorna a vincere in casa e si continua a vincere fuori ci ripresentiamo, tutto è possibile, nel senso ora dire che è già tutto scontato mi sembra un po' prestino, però che sia una bella squadra appoggiata bene con le spalle parecchio solide però insomma ho visto con noi ci siamo andati e si è vinto, quindi no Leo, campionato finito no, perché poi in passato si è visto prima l'Alessandria, clamoroso risucchio di punti che gli fece la Cremonese fino all'ultima giornata e poi 10 punti il Livorno, ora ci andò poi il Livorno purtroppo, però purtroppo li superammo alla fine e poi si fu superato nel finale, il Livorno perse tantissimi punti, il Monza gioca in 12 perché c'è Galliani, c'è il dodicesimo Mone in campo, ecco, attenzione perché però, gli spogliatori sa come gestirli. Il Monza la vedo, per rispondere al messaggio, la vedo un po' complicato, anche perché soprattutto per ora il Siena, come si è detto, in attacco si deve sbloccare, cioè sarei stato più fiducioso
Sì, ora si è trovata una quadratura tra difesa e centrocampo, diciamo. Ci fosse anche in attacco una propensione realizzativa non solo da parte di Cesarini, allora certo, potrei essere un po' più fiducioso nella rimonta. Però se si sblocca l'attacco si diventa una squadra, no, diciamo... ma noi infatti secondo me si può diventare una squadra che dà molto fastidio e si può essere anche in una posizione secondo me più avanzata rispetto a quella che sta attualmente. Insediare poi, ecco, oltre al Monza è una squadra che ancora si parla di sorpresa perché è il nome, noi siamo una delle Renate, Renate. E l'anno scorso era nell'altro girone, l'anno prima era nel girone nostro, sì. Questi fanno i playoff tutti gli anni da buona sempre, posizione, eh? Assolutamente, sì, sì. Quindi, sempre. Questa è una squadra che arriva fino in fondo. Tra l'altro è una squadra che gioca sopra a dove successe il disastro di Seveso, questo lo faccio per chi si ricorda, per chi è vecchio come noi e si ricorda queste cose, l'ICMESA, non so se vi ricordate, c'è una fuga di diossina, lì poi hanno bonificato tutto e sopra ci hanno fatto il campo di calcio. Leggiamo un WhatsApp per salutare. Vassallo non convocato, problemi fisici o a riposo precauzionale? Ma per quanto riguarda la convocazione della Coppa Italia è assolutamente turnover, quindi l'ha detto dal canto. L'ha detto chiaramente. Giocherà proprio un'altra squadra, io credo, proprio, cioè cambierà tutto, quindi insomma Vassallo non è stato convocato, no, problemi fisici assolutamente no. Questo, anzi, la situazione in infermeria in questo momento è abbastanza buona, c'è Campagnacci che ha un fastidio veramente assurdo, gli è venuta un'infezione nella gamba, una piccola infezione dovuta forse a un pelo incarnito, una cosa del genere, veramente c'ha questa infezione, non credo che potrà essere disponibile. E il nostro Gubertone, purtroppo, ne facciamo tanti auguri, ma ha avuto un infortunio, diciamo, serio muscolare, starà fuori ancora un mese almeno, così dicono, però diciamo questa è la situazione un po' dell'infermeria che è questa qua. Guberti, parentesi, quando uno viene a categoria superiore dimostra in campo che è da categoria superiore, punto, chiuso, e non voglio fare altre polemiche. No, Guberti quando tocca la palla proprio non c'è niente. È il momento anche di qualche rubrica, le rubriche cura la nostra Veronica Costa, e guardiamoci la seconda parte dell'intervista che mandammo l'altra volta in onda la prima parte a Elena Nardi, la responsabile dell'area tecnica, per il nostro appuntamento con Robur Sena Women. Tra poco inizierà il campionato, è un campionato regionale, ecco, parliamo un po' anche delle squadre, no, che si andranno poi a scontrare con la Robur. Allora, il campionato, questi sono campionati un po' particolari, nel senso che nel maschile spesso si sa contro chi si gioca, si sa il valore delle altre squadre, si sa a cosa si può ambire. Nel femminile è un po' diverso perché, diciamo, tutti gli anni, specialmente a livello regionale, si scozzano le carte, magari alcune società cambiano nome, quindi finché non ci si guarda in faccia è difficile anche capire a che punto siamo e cosa possiamo fare. La prestazione di sabato ci fa assolutamente ben pensare, ben sperare. Noi è venuta la presidente Anna Durio sabato, è entrata negli spogliatoi, ha salutato le ragazze e gli ha fatto un grande augurio di divertirsi, che l'importante comunque è star bene, creare un bell'ambiente e se si vince meglio. Quella è un po', credo, la linea di tutti. Intanto dobbiamo mettere su un bel gruppo, se si riesce a vincere, insomma, speriamo. Ecco, voi vi allenate, giocherete a Quercia Grossa? Sì, possiamo usufruire dell'impianto di Quercia Grossa, tra l'altro è un bellissimo campo in erba naturale, che non ce ne sono tanti adesso in giro, e ci alleniamo lì, le partite casalinghe le giocheremo lì, quindi invitiamo ovviamente tutti gli sportivi senesi e non a venirci a vedere. E niente, abbiamo ancora le ragazzine, sono venute via adesso dagli allenamenti, si stavano allenando loro, quindi chiunque volesse anche venire a provare, a conoscerci, ci trovate lì sia il pomeriggio che la sera, trovate i nostri contatti sul sito della Robur, ci fa piacere, insomma, se ci sono bambini e ragazzine che hanno voglia di ecco di perché giocare. Appunto ne parlavamo prima, oltre alla prima squadra poi ci sono altre due squadre, giusto? Sì, c'è un under 12 e un under 15, quindi diciamo coprono dagli 7-8 anni fino ai 15. Purtroppo non siamo riusciti a mettere in piedi un under 18 per questione di numeri, ma speriamo dal prossimo anno. Stiamo molto investendo nel settore giovanile perché
ovviamente poi è da lì che parte tutto, se si vuole creare un progetto, se si vogliono poi avere risultati a lungo termine, è ciò che è fondamentale. E vediamo, loro inizieranno un po' più tardi il campionato, è un po' tutto da definire. Ecco, il campionato della prima squadra quando inizierà? Il campionato della prima squadra è il 20 di ottobre, ma giochiamo già domenica 6 ottobre la Coppa Toscana. Voglio comunque approfittare della presenza di Claudio per parlare ovviamente anche degli arbitri, no? Ne ho visti alcuni veramente bravi, devo dire, nelle ultime partite con il Siena, soprattutto bravi a non, diciamo, intrufolarsi troppo, no? Anche l'arbitro a parte è stato molto brillante e veloce nel vedere il rigore per il Siena, ma insomma non è per quello che lo dico. Cosa si può dire di questi arbitri? Ne hai visti? Allora, a parte quello la Pro Patria, insomma, ci ha fatto un po' arrabbiare. Perché... Sì, ha fatto arrabbiare anche me. Dunque, intanto ci stanno mandando arbitri esperti, alcuni al quarto anno, che è l'anno in deroga, sono, ecco. Sono, ci stanno 3 anni. E il quarto anno vuol dire che so lì per entrare nella, perché dopo 3 anni si prosegue, se si migliora. Se uno al quarto anno vuol dire che è considerato bravo e quindi ce lo teniamo un anno più. Sì, esatto. E ci sono diversi, non si sono avuti diversi. Io ho portato anche un fogliettino con tutti i voti miei. Perché c'è stato quello giovane, ci ha arbitrato qualche domenica fa. A me fa... mi sono piaciuti quasi tutti, sì. meno quello non fischiò propaganda. La posizione a centrocampo. Per me c'era, ma sai, io sono uno ci ha arbitrato recentemente giovane che è molto lanciato, mi pare, almeno era molto ce n'è uno bravissimo che ieri ho visto anche nella partita Vicenza Cesena che è Santoro, esatto. Santoro è bravo. Lui. Poi c'è un altro bravo al quarto anno, Pasciucu. Poi c'è stato Colombo con la Carrarese e andò bene. Benino, ma ecco, ma la Lega Pro, diciamo, per gli arbitri è un po' un incubatore, cioè un po' come era dal punto di vista dei calciatori tanti anni fa, cioè è in Lega Pro che nascono i grandi arbitri, o ce ne sono alcuni che vanno direttamente? No, passaggi sono obbligati, ecco. Per cui in Serie C ora è più difficile arrivarci, perché c'è una bella selezione, ora devono essere belli, alti. Belli alti, l'arbitro bello. E allora quelli che arrivano in Serie C hanno buone possibilità di andare anche di sopra. Consideriamo però che ci vanno solamente 6 o 7 di sopra. E quindi bell'altro. E quell'altro al terzo anno, il caso di Siena... di un ragazzo che andava molto bene, che ora fa il guardialine in Serie B. Ecco, dopo il terzo anno possono semmai fare i guardialini, esatto, ma smetti di fare l'arbitro e puoi fare il corso per... ma che cattiveria, però se uno ha avuto un anno, ho sempre sostenuto che se uno è bravo ce lo tiene finché ce la fa fisicamente, perché no? Non è facile trovare bravissimi arbitri. Qui poi non c'hanno il Moviola, non c'hanno ricordiamo, per cui bisogna la regia mi urla che c'è un altro WhatsApp e noi lo leggiamo. Ci faccio una domanda poi? Porca miseria. Leggiamolo. Sul FOL sarebbe Felice Online, Vassallo è definito indisponibile assieme a Guberti e Campagnacci. Non lo so, potrebbe essere una notizia dell'ultima ora, non mi risultava, però può essere successo, oggi c'è stato l'allenamento. Andiamo molto di fretta, vorrei farvi vedere la prima, è solo un'anticipazione della rubrica appunto di Verona e Aosta, nuova di quest'anno, che abbiamo ideato, cioè ripercorrere attraverso i protagonisti la loro carriera nella Robur. Quindi una maglia, una bandiera, si inizia con Argilli, vediamo l'anticipazione. Appuntamento con le nostre interviste agli ex giocatori del Siena, ex glorie bianconere, e noi iniziamo questo primo appuntamento con colui che a Siena, poi per lui Siena è diventata casa, è diventata famiglia, è rimasto a Siena ma ha tanto da raccontare perché ha giocato 9 stagioni in bianconero, oggi è responsabile tecnico del settore giovanile della Robur, Stefano Argilli, che ringrazio di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi, grazie di aver pensato a me e
Sono contento di essere il primo, e se partite in ordine alfabetico giustamente va bene così. Non è in ordine alfabetico, però comunque sicuramente sei uno di quelli che a Siena ha dato tanto, è rimasto nel cuore dei tifosi, e immagino che anche a te Siena sia rimasta nel cuore, perché sì. Qui sei oggi, hai casa qui, quindi insomma di questo parleremo. Ma io vorrei tornare un po' indietro, però, perché tutti ti conosciamo ovviamente come grande giocatore, oggi allenatore, ma vorrei partire dalla tua passione, la passione per il pallone, per il calcio, da Rimini, la tua città, città dove hai iniziato ovviamente a giocare a calcio, le giovanili, ecco, partiamo proprio da lì. Beh, diciamo che partiamo dalla mia famiglia, che non è una famiglia che amasse il calcio, anzi sinceramente mio babbo era tutto motori, come da tradizione della nostra terra. Io però abitavo vicino ai miei cugini e loro avevano sempre un pallone in mano, andavamo al campetto dietro casa e tutto il giorno giocavamo a calcio. E poi sono passato alle giovanili, facendo un provino alle giovanili del Rimini a 10 anni, e da lì ho fatto tutta la trafila delle giovanili in un campo mitico, sterrato, senza un filo d'erba né tantomeno sintetico come va adesso. E sono riuscito a passare dalle giovanili anche alla prima squadra, a fare l'esordio, quindi con grande orgoglio, perché comunque la squadra della mia città ho rappresentato per 4 anni di quella che allora era la serie C2. E questa era solo un'anticipazione dell'intervista di Veronica Costa per Una maglia e una bandiera al nostro grande Stefanone Argilli. La potrete vedere sempre qui su Siena TV. Alla fine della nostra trasmissione ci sarà la replica del TG e subito dopo l'intervista integrale, di cui avete visto solamente un piccolo inizio. C'è il tempo proprio di vedere il prossimo turno rapidamente. La nona giornata: Carrarese Pergolettese, Lecco Pianese, Olbia Pro Patria, tutte queste partite alle 15 del 13 ottobre, cioè di sabato. Alessandria Como, Giana Erminio Novara, Monza Albino Leffe e Renate Gozzano, e anche Lobursene Arezzo, sempre domenica alle 17:30, e poi le altre due partite, il 14 ottobre Pontedera Pistoiese e poi Provercelli Juve, slittata al 30 ottobre, perché la Juventus Under 23 ha queste cose, quando gioca in Champions la Juve, non lo so, insomma, tanto per la nazionale, non lo so, sì, i giocatori forse vanno in nazionale, è già successo una volta per la Collarezzo. Noi siamo abituati dall'anno scorso. Ma noi sì, a noi dopo l'anno scorso le potete giocare anche in Indocina le partite, a noi non ci fa nessun problema. Direi che il big match è il nostro, Lobursene Arezzo, assolutamente, mi sembra la giornata non offra niente di più. Noi cosa possiamo fare più che auspicare, insomma, che questa squadra ritrovi la verve casalinga, sia col Pontedera che con l'Arezzo, doppio derby. Solo canti senza sassi, mi sembra questo, vabbè, e niente, se in Arezzo ci sarebbe da dire altre cose, ma non possiamo perché il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto. Saluto Claudio Agnelli, grazie a voi. Di essere grazie stato a voi, con noi, Leonardo, e forza Robur. Grazie di essere intervenuto a chiacchierare di Robur, e Roberto, bene in casa, grazie che a voi anche. Sempre. E noi speriamo di ritrovarci martedì, non diciamo niente, facciamo così, perché almeno scaramanticamente vediamo che succede e ci rivediamo martedì. Non vi dimenticate però che giovedì 19:30, 20:15 c'è Piazza Robur, sempre con me, sono sempre io.